Bella a tutti ragazzi del Rise Clan, io sono Krasio, sono qua oggi con un nuovo commentary per voi. Oggi ragazzi vi portiamo un altro gameplay di Black Ops 2, un gameplay a parer mio stratosferico. È stato realizzato dal nostro Rise Element, ovviamente la seconda volta che commento il suo gameplay perché è il mio bot preferito. Ehi, ciao Element. No vabbè, stronzate a parte ragazzi, se, oggi appunto vi portiamo il nuclear di Cecchino più veloce in Italia mi pare. Non so se lo scriveremo nel titolo, non chiedetelo a me perché non carico io questo video. Comunque si tratta, il cecchino preso in considerazione è un balista. Non chiedetemi gli accessori perché il gameplay risale ancora ai tempi dei Bolt Italy. Per chi non li conoscesse si faccia una cultura, cerchi Bolt Italy su YouTube. E niente ragazzi, è un gameplay a parer mio stratosferico, anche perché io, il mio nucleo più veloce è stato in 100 secondi e con le armi, lui l'ha fatto in 180 secondi col cecchino, quindi forse qualche domanda me la dovrei fare. Smetto di giocare. No vabbè, stronzate a parte. Oggi appunto non vi volevo portare un argomento preciso perché non c'è tempo, il gameplay appunto dura 3 minuti e non ha senso. Più che altro volevo porvi una domanda che mi ha posto il mio professore, sì ragazzi, veramente, me l'ha posto il mio professore di ginnastica. Lui, oltre ad essere appunto il nostro tutor dal punto di vista fisico, lui è anche un'ottima persona ragazzi, voi non vi rendete conto, è veramente una persona coltissima e a volte rimaniamo in classe magari a fare qualche riflessione magari sulla vita, e ci ha fatto una piccola domanda e ci ha detto: ma voi preferite gli sport di gruppo o gli sport singoli, gli sport di squadra, come volete chiamarli insomma? Subito io quando mi ha fatto questa domanda di primo acchito avevo detto: bah, sport di squadra di fisso, perché avevo associato questa cosa al calcio. Ma lui mi ha fatto fare delle riflessioni in base a questo, nel senso mi fa: il calcio sì, è la massima espressione comunque di sport di squadra nel mondo, però se tu ci pensi ci sono veramente tantissimi altri sport come può essere il basket, la pallavolo, che portano comunque molte soddisfazioni, mi ha detto, il rugby, insomma quegli sport lì. E le piccole differenze che sorgono fra uno sport singolo che può essere il tennis e uno sport di squadra sono le soddisfazioni che si possono avere. Perché? Perché facendo uno sport di squadra ragazzi si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, e non si se perdi non è che ti affliggi, cioè si affligge la squadra alla fine, perché non è che tutti vanno su un giocatore della propria squadra per dire fai schifo di qua di là, è colpa tua se abbiamo perso, mentre uno sport singolo se perdi è stata esclusivamente colpa tua. Quindi idem se vinci ragazzi, pensate che bello festeggiare con la propria squadra al posto di festeggiare da soli. Insomma, vi lascio questa domanda, scrivetemelo nei commenti se preferite uno sport di squadra o uno sport singolo. Il gameplay sta giungendo al termine, ragazzi, vi invito a lasciare un like, commentare sempre numerosi, iscrivervi al mio canale, iscrivervi al nostro canale e iscrivervi al canale di Element, sono uno spammone. Il gameplay è finito, bella a tutti ragazzi da Cresa.